Ed eccoci, eroi, al consueto appuntamento con la food designer di questo canale YouTube con il progetto di Ondina Wavelet, che è Rosita Dorigo. Yay! Ciao a tutti, ben ritrovati. Rosita, io so che l'argomento di stasera è particolare perché è dedicato alle persone che vivono proprio in questo particolare momento storico, diciamo così, l'impossibilità di muoversi come vorrebbero. Allora noi che facciamo? Invece di stare lì a rattristarci, decidiamo di rallegrarci riproponendo l'happy hour in una situazione un pochino più confortevole, intima e per pochi amici veri. Bravissima, e soprattutto ti dirò di più, l'abbiamo studiata, come sai, in due modi, da godersi subito e da godersi ancora di più un domani. Quindi diamo una doppia chiave, godendoci questo momento con tutti i limiti e le possibilità che dobbiamo rispettare e nello stesso tempo con qualche piccola chicca che aiuterà tutti un domani a godersi questo happy hour ancora più felicemente, con qualche suggerimento che li farà diventare ancora più felici di organizzare questi momenti di socialità che ci mancano tanto adesso. Quindi Siamo brava tu. tutti orecchi! Siamo tutti E orecchi! brava che hai fatto notare che adesso ci sono certe restrizioni, quindi magari il numero di ospiti sarà un po' ridotto, ma potrebbe essere un bellissimo happy hour anche tra tre e quattro amici. L'importante, ascoltate bene tutti, è seguire poche semplici regole. Prima di tutto, la grande differenza tra il cocktail e l'happy hour. Sembrano la stessa cosa, ma sono ben diversi, proprio come stile di proposta e come aspettativa da parte dell'ospite. E ricordiamo che noi, Ondina, ci siamo messe d'accordo, l'ospite è colui che arriva, il padrone di casa è colui che invita. D'accordo? Perché l'italiano è una lingua strana, l'ospite può essere sia chi riceve che chi viene ricevuto. Quindi per facilitare il verbo chiamiamo ospite chi arriva a casa tua e tu il o la padrona di casa. Penso che così siamo più facili e anche più comodi a parlare per tutti. Quindi, Sicuramente. bene, allora fai finta di essere tu la padrona di casa. Prima cosa, distinzione tra cocktail e happy hour. Se i nostri ospiti non lo sanno, glielo stiamo raccontando noi, perché noi stiamo parlando a chi un domani ospiterà, quindi sarà il padrone di casa, e chi un domani sarà invece ospitato, quindi è l'ospite. Allora, il cocktail è un momento sociale, condiviso in casa, che però prevede solo cibo di pronto, diciamo, di pronto utilizzo, quindi i finger, le cosine piccole, che ricordo che quando si parla di finger sono due bocconi, quindi la dimensione è due bocconi. Si può pensare anche il finger una botte e via, ma tendenzialmente può essere l'oliva ascolana, può essere la singola, diciamo, porzione di, che ne so, una patatina fatta al forno, piuttosto che una piccola chicca di un tartufo di formaggio passato nelle nocciole. Quindi una dimensione proprio piccolina, perché dobbiamo evitare la brutta figura di avere la bocca troppo piena, che non è gradevole né per chi lo inghiotte che chi ti ascolta poi a parlare, oppure crea quell'attimo un po' di imbarazzo a gestire la masticazione. Quindi se noi teniamo una dimensione circa così, diventa due bocconi, che è di facile ingestione, masticazione, e ti dirò di più, è anche più godibile, perché il primo boccone è l'assaggio, il secondo è il godimento, perché hai capito cosa stai mangiando. Spesso è anche divertente, no, giocare un po' sull'estetica e non è sempre molto chiaro quello che stai mangiando. Per cui il primo boccone ti consente anche di avere più confidenza con quello che stai mangiando e il secondo boccone te lo godi di più. Se invece è una cosa che senti che incontra il tuo gusto un po' così, puoi anche elegantemente chiuderlo nella tua salvietta e la padrona di casa o il padrone di casa deve sempre ricordarsi di mettere l'ospite nella condizione di non essere mai in imbarazzo. Quindi un punto dove
buttare ciò che ti rimane in mano, che può essere anche la salvietta vuota, perché l'hai usato per pulirti le mani. Quindi create in un angolo nascosto, ma che dovete segnalare ai vostri ospiti, dove possono buttare ciò che gli rimane in mano. Queste già Rosita, a sono le proposito regole. Scusa. dei cibi finger da servire con il cocktail, mi viene in mente sempre la situazione comica in cui io spesso mi sono trovata, per esempio, quando ci sono cibi che non sai di primo acchito di cosa siano fatti, però ci sono tante cose sopra che comunque penzolano un po' qui, un po' lì e quindi tendono a cadere, si perde l'equilibrio. Come si può? E allora ho visto, mi è capitato, girandomi intorno, di vedere, sai, persone imbarazzatissime perché poi ci si macchia facilmente, si perde l'olivetta. Allora, come ci si comporta in questi casi quando il finger è un po' complicato da gestire in due bocconi perché ti Brava. cade tutto? No, questa è una cosa, sei stata molto brava a inserire questo discorso perché è molto importante tenere a mente questo dettaglio fondamentale. Hai toccato veramente ciò che è molto importante che il padrone o la padrona di casa tenga presente. Io sempre, l'esperienza mia lavorativa, ti confesso, è iniziata con la signora Mila Schön e di conseguenza con tanti showroom di moda. E quindi il problema di rischiare che cadesse un olio, che ci si sporcasse le mani, perché poi la gente tocca i vestiti, deve andare a vedere che cosa sta comprando e parliamo di tessuti importanti, mai provocare quello che hai detto bene tu, l'imbarazzo di qualcosa che scivola, che cade, che non sai gestire perché ti si spatascia sulle mani. Quindi evitare sempre che ci siano elementi, bello il tuo termine, che penzolano. Negli anni 60-70 si usava la gelatina per coprire i canapè, per coprire le tartine. Questa portava la struttura del nostro boccone semisolida, quindi stava lì. Ma anche la nostra famosa, e a me piace tantissimo, gelatina, va gestita anche quella. Ecco che allora stiamo molto attenti a servire cibi tendenzialmente più secchi. Se dobbiamo mettere una crema o un sugo, facciamo in modo che dove lo mettiamo sia ben contenuto. Quindi la tartelletta, della fattispecie una piccola crostatina come dimensione, cioè come struttura, ciò che è più liquido, che è più morbido, deve essere contenuto all'interno. E allora quello è l'ideale per un boccone solo, perché allora non rischio di fare briciole e di creare l'imbarazzo che è questa mousse. Facciamo un esempio pratico. Immaginiamoci una piccola tartelletta, quindi alla dimensione poco più grande di un dado, di una, diciamo, pallina da golf. Qualcuno giocherà a golf. Fate conto, la pallina da golf tagliata a metà, questi due piccoli semicerchi, è la dimensione di un finger da boccone. Se è anche più piccolo, meglio. Quindi la nostra tartelletta, immaginiamo che sia il guscio, tendenzialmente è pasta frolla o pasta brisée, dentro possiamo metterci, facciamo una mousse di zucca, che è la stagione della zucca, quindi mi viene in mente, che naturalmente dovrà essere cremosa. E se noi questa tartelletta la spacchiamo in due con i denti, è facile A, che sbricioli, B, che la nostra crema di zucca faccia l'effetto che hai detto tu. Quindi facciamola piccolissima. E da mangiare in un boccone. E un'altra cosa che hai detto giustamente, riconoscibile, o come minimo tu come padrona di casa spieghi che cos'è. Perché se per esempio tu mi fai una mousse viola, io posso pensare che sia patata viola piuttosto che melanzana, piuttosto che radicchio, ma magari è la buonissima cipolla di Tropea che per me è veleno perché sono allergica alla cipolla. Quindi alle volte anche l'occhio può confondere. Sta alla padrona di casa, altro elemento fondamentale, raccontare, quindi farti bella a spiegare, o farti bello, a spiegare cosa hai preparato, in modo che i tuoi ospiti, oltre a godere della vista, sappiano cosa stanno affrontando. Quindi, parlando di dimensione, che è l'argomento che abbiamo affrontato all'inizio, piccolissima, un boccone se è morbido. Se invece giochiamo, che è importante, sulla consistenza, che quindi un po' più spugnosa, un pochino più umida, morbida, ma non che si dissi, due bocconi. E stiamo Rosita, parlando. c'è una differenza di orario tra il cocktail e l'happy hour?
Altra bellissima e giustissima domanda. Allora, il cocktail tendenzialmente, anzi, ha una durata inferiore all'happy hour, perché la grossa differenza tra cocktail e happy hour è proprio anche la durata, in quanto l'happy hour, e arriviamo alla differenza, è fatto di cibo per allungare la compagnia, per allungare il momento di socialità in piedi, ambedue le versioni. Il cocktail in genere dura 2 ore, è un po' la lunghezza, un'ora e mezza è l'ideale, perché si presume che sia quel prima di cena che prevede solo salati piccoli, non troppo sostanziosi, perché il cocktail è un momento che precede un pasto, che può essere la cena, più sostanzioso. Il cocktail è inteso come quello spezza giornata, ci sta? Che può iniziare verso le 18 e finire verso le 20. Che Cocktail. spettacolo! Ti immagini domenica prossima organizzare un cocktail a casa nostra alle 18 puntuali? Pensavi a dei salatini già pronti, quindi, ma la domanda che ci si pone è: che si fa? Perché è un po' imbarazzante pensare di andare al super a prendere le bustine delle patatine, dei salatini già fatti. Tu proponi un tipo di salatino che si può fare in modo facile, veloce, magari con le proprie mani, o dobbiamo in qualche modo ingegnarci a comprare qualcosa di già pronto, Rosita? Per il cocktail parlo, eh? Il primo elemento è il tempo, ovvero è anche un po' l'abilità che il padrone o la padrona di casa ha. Perché se ti riconosci un po' un incapace, dici però ci tengo ad avere ospiti a casa mia, con una giusta scelta del panificio giusto, della pasticceria giusta che ci fa i salatini magari un po' su misura per noi, allora ci sta benissimo, che ci arrendiamo alla capacità che abbiamo di non stare in cucina. E andiamo dal nostro pasticcere o panificio di fiducia e gli raccontiamo la nostra situazione. Quindi ci farà il salatino al formaggio, quello con il pesce, quello con un po' di salume. E a quel punto lì è la nostra fantasia. C'è un biscottino tattico che si chiama ungherese, che praticamente è a base di parmigiano. La base è uguale, nel senso che è uguale adesso mi capite. È un biscottino che è fatto con una grande percentuale di parmigiano insieme alla farina, che unito al burro è una brisée, si chiama in termine, che sa proprio di parmigiano, sa di formaggio. Il gioco dov'è? Che cosa gli mettiamo sopra? Una mezza noce? Un mezzo griglio di noce? Una mandorla tostata? Un capperetto risalato? O magari addirittura un'uvetta, che parmigiano con l'uvetta intrigante, oppure il nostro pasticcere che ci fa questi ungheresi, lo spingiamo oltre e gli diciamo: ci metti una pera candita e non dire quanto è buono il formaggio con le pere? Abbiamo il nostro panificio, pasticceria, meglio ancora di fiducia, dove non possono mancare perché sono sempre buoni le nostre sfogliette, sfogliatine, tipo le pizzette o i gonfiotti. Do un suggerimento da provare: provola e acciuga. Un piccolo fagottino con un pizzico di acciuga e un bocconcino di provola, che poi è una mozzarella affumicata, vi assicuro che accontenta tutti, anche chi dice che non gli ama il pesce, perché l'acciuga sposa tutto. Ma certo, l'acciuga si sposa con qualsiasi cibo, io adoro le acciughe. Poi sai che le consigliano anche per la voce, per noi cantanti, per i cantanti, gli attori, perché sembra in qualche modo che aiutino un po', sono salate, boh, hanno delle proprietà a quanto pare. Io penso sia un effetto placebo. Cercherò comunque di informarmi. Rosita, mi sono incuriosita tantissimo. Sai che stiamo arrivando quasi alla fine del nostro appuntamento? Allora corriamo, corriamo. Intanto mi hai fatto venire una lacrima al cuore perché io ho fatto per tutta la durata della tournée di Paolo Conte, ho fatto il catering per la sua troupe e per lui personalmente. Portavo io proprio per la gioia nel suo camerino il cibo che lui desiderava. Che E cibo nell'ordine. desiderava? Sono curiosissima.
Sono felice proprio perché mi hai fatto venire alla memoria un evento meraviglioso. Eravamo al Teatro Smeraldo a Milano, cioè si chiamava ancora Teatro Smeraldo, e il signor Conte, Paolo Conte, in camerino desiderava, perché per me è fondamentale quando faccio questo mio lavoro di catering tagliato su misura, ascoltare attentamente il gusto del mio ospite, perché a questo punto è il mio ospite, oltre che il mio padrone, perché io sto facendo il cibo per lui. Minestrone, che la prima sera gliel'ho fatta un po' con la mia tecnica, quindi con la verdura passata, e lui mi ha fatto notare che lo preferiva alla genovese, quindi con la verdura intera nel brodo. Poi gradiva pecorino e sempre non doveva mai mancare una scatoletta di acciughe sotto sale. Dico, ma signor Paolo, anzi signor Conte, ma quanta sete le viene durante il concerto? Lei mi sta chiedendo, cioè, formaggio piccante e le acciughe. Ha fatto esattamente la stessa frase che hai appena detto tu, aiuta la voce, mi aiuta la salivazione, non so cosa, proprio a schiarire la voce. Io ti assicuro che non ho ceduto al suo insistere che non ha sete e gli facevo sempre trovare sotto il pianoforte una bottiglia d'acqua con il bicchiere, perché ho detto a un certo punto berrà. Ho sempre portato quella bottiglia integra e il bicchiere intonso. Rosita, mi sono goduta 17 concerti, stupendo, voglio dirti un paio di cose. Allora, che siamo arrivati quasi alla fine, te l'ho già detto, mi affascina ed è questo il motivo per cui tu sei la titolare di questa rubrica, perché non ci parli semplicemente di ricette per preparare questo o quello, cioè tu ti occupi proprio della creazione, della presentazione, insomma della realizzazione di un evento che abbia come protagonista il cibo, ma intorno ci sono le persone che comunicano, che interagiscono, che parlano, che magari si innamorano, chi lo sa. Cioè può succedere di tutto intorno a un finger. Ecco, allora, Rosita, voglio aprire e chiudere una parentesi per concludere questo appuntamento, anche perché la prossima volta tratteremo più specificamente l'happy hour, così, visto che abbiamo stabilito un po' di differenze, avremo modo di concentrarci su quello. Perché, amica mia, parliamone, c'è una categoria che non hai neanche sfiorato ed è altro che lacrimuccia qui, cioè proprio tutta la nostalgia si apre, si aprono le cataratte del mio cuore. Il cicchetto, il cicchetto, Rosita, Il cosa? il cicchetto. Il cicchetto. E beh, vabbè, qui c'ho libri sui cicchetti veneziani. Ma ti rendi conto, il cicchetto come lo cataloghiamo secondo te, visto che comunque vuole il vino bianco, la bollicina, il prosecchino veneto, eccetera, eccetera, non è cocktail quindi, mi sembra di capire che è più un aperitivo veneziano. Questa è una categoria a parte. Allora Vero. potremmo fare addirittura tre distinzioni: il cocktail, l'happy hour e l'aperitivo veneziano, che Era è qui che un volevo mondo. portarti. È Volevo un portarti. mondo. Dai, facciamo così. Io ci E sto. soprattutto si parla di ombre di vino, non solo di bollicina. L'ombretta è alta circa, anzi è 10 centimetri, 5 di stelo e 5 di bevante. Ricordi la trasmissione sui bicchieri? Certo. Dove è contenuto il liquido, nella fattispecie il vino, si chiama bevante. Poi abbiamo lo stelo, che è questa colonnina che regge il bevante, e il piedistallo e la base. Ecco, a Venezia tutto questo si riduce in 10 centimetri ed è l'ombra di cui parleremo. Meraviglioso. Bello, abbiamo Guarda, lanciato dei motivi. io posso immaginarmi adesso le calli con quella nebbiolina, perché è umidissimo, sai, però è una Vedo. città così affascinante nel mio cuore, quindi non può mancare quest'ultima categoria che non puoi definire, non Non è il possiamo classico. trascurare oltretutto. E certo, quindi lo aggiungiamo. C'è qualcosa che vuoi dire per concludere il discorso del cocktail, Rosita, che ancora manca? Assolutamente sì. Vai. Grazie, così chiudiamo in bellezza in un modo molto originale. Ragazzi miei, una cosa molto particolare che comincia poi a diventare anche troppo di moda, perché io quando ho iniziato a fare questo, diciamo, questa preparazione, nessuno ci poteva credere. Lo zenzero.
procurate quelle radici di zenzero, prima lo lavate bene, non occorre pelarlo, lo tagliate a pezzettoni, a tocchi, come si usa dire, e lo fate bollire per anche 5-10 minuti. Questo lo lasciate raffreddare, quindi si dice in infusione, e non preoccupatevi di quanta acqua, diciamo una pentola di 4 litri, di 3 litri, con una bella radice, benissimo. Diventa concentrato al punto che non si sa, perché poi lo assaggiate e lo regolate con un po' di acqua a seconda del vostro gusto. Prepariamoci questa infusione e poi con questa infusione vi spiego 2 o 3 cocktail. Ma a chi per esempio non ama la bevanda alcolica, diventa con una fettina d'arancia e la giusta quantità di miele, perché non deve essere dolce ma deve essere equilibrato, una bevanda fresca aggiungendo 2 cubetti di ghiaccio, un ottimo accompagnamento sia per le happy hour che per il cocktail. Non parliamo di Venezia, perché lì l'acqua serve solo per lavarsi, si dice a Venezia, però lo zenzero così in infusione fa veramente molto bene, e veneziani compresi ne bevono a litri quando hanno ascoltato queste parole. Fa molto bene. Tu che sei poi molto attenta all'alimentazione, lo zenzero è assolutamente un aiuto per le infezioni. È un momento strano per questo, ma fa bene. Contro il raffreddore, contro le bronchiti, contro i mal di gola. Per chi può soffrire di mal di gola o di stanchezza, è un ottimo energizzante. Se poi lo bevi caldo come il tè e hai un po' di tosse o di mal di gola, è la migliore medicina. Potete anche spremercelo un po' di limone dentro, ma la morte sua è la fettina di arancia. Ecco, questo è un messaggio, ricordatevelo, così la prossima volta ce l'avete pronto, l'avete già assaggiato, l'avete già dosato, e poi ci raccontiamo come usarlo. Allora Rosita, qui ci salutiamo e andiamo a cena. A quest'ora, già, va bene. Oggi siamo un po' tardi. Spoilero, in uno degli ultimi giorni del mio periodo detossinante, perché mi sto facendo questo regalo, ho preparato del grano saraceno condito con, ahimè, soltanto un cucchiaio da cucina di olio extravergine d'oliva, buono comunque, e indovina un po' cosa ci ho messo sopra? Lo zenzero. A scaglie! Adoro! Allora Rosita, noi ci aggiorniamo per tra 2 settimane a questo punto, ok? Poi se ci saranno delle novità, nel senso che dovesse aumentare la frequenza di questi appuntamenti o subire dei cambiamenti comunque in positivo per i viewer, io dico già, tenetevi pronti, tutto può succedere. Intanto noi ci salutiamo qui. Grazie Rosita per averci dato queste dritte sul cocktail e sull'happy hour e sul cicchetto che tratteremo in rispettivi appuntamenti. Grazie a te, e so che la tua fantasia non ha limiti, chissà cosa c'è. Ciao. Ciao ragazzi, ciao notte. Ciao notte.